La partita a difesa dell'ambiente prosegue senza sosta, anche se oggi, in tempo di pandemia, le priorità sembrano essere ben altre. In questi mesi, a cavallo del 2020-2021, si è però costituito un gruppo di lavoro sul tema del rinnovo delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Un coordinamento, il Grande Idroelettrico dell'Arco Alpino, di comitati, associazioni, liberi cittadini, che coinvolge Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, la stessa Valle d'Aosta. Ed è giusto a questo punto ricordare il grande lavoro del Comitato Valtellinese, che ha aperto una strada. Come preannunciato nei mesi scorsi, è finalmente nato un coordinamento dei territori di tutto l'arco alpino, a partire dal Friuli fino alla Valle d'Aosta, sulle tematiche delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Questo per dare forza alla voce dei territori montani nei confronti di tutti i politici di ogni ordine e grado. Anche la Val d'Ossola vuole fare parte del coordinamento alpino dei comitati che in Italia si occupano del grande idroelettrico, perché questa valle, nella provincia del Verbano Cusio-Ossola, è da sempre il più importante produttore di energia idroelettrica in Piemonte, forte dei suoi 27 storici grandi impianti, dighe, canali di derivazione in galleria, condotte forzate, centrali e una rete di trasporto in alta tensione in grado di fornire alla nazione fino a 3.300 gigawattora. Oggi però siamo davanti ad un momento storico unico, un cambio epocale di grande rilevanza per le popolazioni locali, il rinnovo delle concessioni idroelettriche dei grandi impianti per i prossimi 30, 40 e 50 anni. Ho seguito la costituzione del coordinamento sul grande idroelettrico fin dall'inizio, sono molto felice di aver collaborato e di continuare a collaborare. Ogni regione naturalmente ha le sue particolarità, noi abbiamo tutte le centrali in mano a una società interamente pubblica solo 8 centrali entro il 2024 verranno rinnovate, ma noi sappiamo che la battaglia per la natura, per l'ambiente, per i diritti delle popolazioni non finisce. Anche le società pubbliche, se sono società per azioni, puntano al massimo del profitto e quindi abbiamo bisogno di collaborare tra tutte le persone di buona volontà che tengono all'ambiente, che tengono ai diritti dei cittadini e delle cittadine. Annunciamo che anche il Friuli Venezia Giulia aderisce al gruppo del grande idroelettrico dell'Arco Alpino per far portare finalmente alla nostra montagna, finora lasciata irresponsabilmente sfruttare da concessionari senza obblighi e limiti di gestione degli impianti, quei benefici tanto attesi, benefici all'ambiente, alla sicurezza del territorio e delle dighe, al lavoro, alla stabilità del personale impiegato. Benefici possibili solo attraverso la regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche. A nome del Comitato Giù le mani dalle acque e della Compagnia Valdostana delle Acque, sono lieto di informare che il nostro Comitato aderisce al nascente coordinamento dei comitati e delle associazioni che sul territorio alpino, da Trieste fino a noi, sono in difesa, si battono per difendere il territorio e le risorse idroelettriche prodotte al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e la vita socio-economica della popolazione. Le grandi derivazioni a scopo idroelettrico rappresentano una risorsa insostituibile di produzione di energia rinnovabile, ma hanno un impatto negativo sui territori in termini di impianti, dighe, canali, elettrodotti che solcano le valli. Con la legge del 99, il decreto Bersani, sono stati messi i primi paletti. Nel 2019 si è di nuovo messo mano alla normativa nazionale, ma restano ancora tanti punti aperti.